È terminata stasera la 19ª edizione del Blue Bar Summer Festival a Francavilla al Mare ed è stata una chiusura di grande successo. Samuele Bersani, sold out in questa ultima serata, ha deliziato i palati fini del pubblico di Francavilla. Con il vento sotterraneo che anticipa la metro, in arrivo sul binario c'è solo un passeggero. Immagino emozioni altissime, visto che insomma si torna live in un posto particolare. Non so se ti è mai capitato di suonare e cantare in una location del genere. Dunque, in una location quasi del genere, sempre in Abruzzo mi è successo, però non avevo mai suonato a Francavilla la prima volta. Emozione, sai, io ogni sera mi trovo a fare le stesse canzoni, però il pubblico è diverso. E dunque dipende anche dal pubblico il tipo di festa che andremo a fare, no? Io lo dico spesso anche durante i concerti, quando ho davanti, raramente capitato, un pubblico di baccalà, io rendo proprio niente, cioè faccio il lavoro ma non senza divertimento. A prescindere da questo, poi il fatto che veniamo da una pandemia e quindi che per tanto tempo siamo rimasti fermi e non potevamo lavorare, fa sì che oggi questo lavoro ci sembri proprio davvero il massimo. In fondo la felicità, lo diceva Flaiano, è desiderare quello che si ha, e io continuo a desiderare di fare questo lavoro, anche se ho cominciato nel 92, quando le persone erano davvero molto diverse da oggi, c'era meno rabbia. Oggi si vede che forse anche in virtù della pandemia c'è molta voglia di partecipare ai concerti, ma anche molta rabbia negli autogrill, mettiamola così. In questa kermesse, in pochissime ore, il tuo evento è andato sold out. Grande notizia per te, ma credo enorme notizia per la musica in generale. Sì, soprattutto perché lo imparo da te in questo momento, nessuno me l'aveva detto prima, quindi mi fa estremamente piacere. Devo dire che fino adesso tutti i concerti più o meno sono andati sold out, e questo proprio in virtù della voglia che si ha di uscire di casa e di andare ad ascoltare qualcuno, cosa che una volta era normale, adesso è diventato uno strappo quasi alla regola.